Si terrà nel pomeriggio di domenica 25 settembre a Gela l'ottava giornata della protezione civile, un appuntamento consolidato che viene portato avanti dai volontari della Procivis. Previsti vari momenti tra conferenze, simulazioni, cerimonie, mostre e sfilate. Quest'anno, a seguito del devastante terremoto dell'agosto scorso che ha devastato il centro Italia, si svolgerà anche una fiaccolata per ricordare le vittime del sisma. La protezione civile è una grande risorsa per la città di Gela. Il comune, ovviamente, insieme all'amministrazione comunale, vuole rendere giusti onori a questa che sarà una grande manifestazione per tutte le vie cittadine, con grande partecipazione non solo di tutte le associazioni siciliane che si occupano appunto di protezione civile, ma soprattutto della Procivis di Gela che ha organizzato l'evento in sé. Quindi invitiamo tutti i cittadini alla partecipazione e ovviamente anche noi come amministrazione avremo il piacere di essere presenti. Domenica rappresenta l'ottava edizione, quindi nel territorio di Gela, che festeggia questa festività di San Pio dedicata proprio al Corpo dei Volontari della Protezione Civile. È una ricorrenza. Quest'anno non abbiamo definito proprio una festa di Protezione Civile, ma un'ottava edizione, perché la data è il 25 settembre, ricorre quasi al terremoto del centro Italia, quindi a un mese di distanza dal terremoto del centro Italia stiamo facendo anche un evento per ricordare le vittime, ecco, le vittime che sono decedute a causa di questo evento. Voglio dire che questa manifestazione cerca in qualche modo di far sì che anche Gela sia vicino al ricordo delle vittime. Diciamo che il mondo del volontariato è sempre pronto e partecipe a tutte le emergenze a livello nazionale. Per questo motivo ritengo che anche Gela, il nostro pensiero, parte anche da questa città che è sempre pronta ed è sempre attiva, diciamo, alle iniziative. Diciamo che è un'importante manifestazione perché quest'anno incontreremo diverse organizzazioni di vari settori, avremo la presenza dell'unità cinofile, avremo la presenza dell'unità a cavallo, quindi ci saranno anche due cavalli proprio della Protezione Civile che sfileranno lungo il corso, nonché vi sarà anche lo stallo in piazza Sant'Agostino, dove forse sarà l'unico anche un mezzo per attirare sempre più i più piccoli a questa manifestazione.